Il regalo nasce proprio per questo. Sanno che cos'è? Questa è no, una lavandina, questa no, no, che quello l'ho visto. No, il problema è che dentro il consigliere aveva appena comprato l'acqua di nebbia alla spiga, quindi sono un po'. Io avevo anche un minuto. Ho potuto fare anche una foto, appena 10 minuti fa. Ah beh, dentro il coso, dentro la pizzeria, sì. Io a casa bevo anche le rubiniere da qualche settimana. Sì, è importante per il pubblico, dato il suo ruolo. L'importante è bello. Allora, che se io bevo mezza bottiglietta e basta, solo per fare cosa bella in pubblica. No, in pubblico e in privato. Capito, ma in 5 minuti ho dovuto mangiare, quindi andare a cercare anche una fontanella. No, è la spiga che è tenuta a dargliela, perché il locale pubblico deve avere per forza acqua potabile. Non si può rifiutare di darle una cosa. Non sai, io ci dovevo una bottiglietta vuota in macchina. Anche in comuni dove l'acqua è certamente più forte. Tipo preso il comune di Bracciano. Ci siamo? Allora, prima del consiglio comunale abbiamo ricevuto questo omaggio. Sì, omaggio, sì. Recitiamo che è omaggio. Sì, come no. Gentile signor Redino, il sindaco Pagliotta, siamo lieti di omaggiare lei e il consiglio comunale tutto di queste gradevoli bottiglie di vetro dal design innovativo, corredati di bicchieri personalizzati e lavati. Il fine di questo grazioso regalo è permettere ai consiglieri e agli assessori, innanzitutto a lei, nostro sindaco, di dare il buon esempio a tutti i cittadini, cosicché ogni abitante di Ladispoli sappia che, dopo aver risolto i delicati problemi tecnici, cambiare il rubinetto del lavandino, avere escogitato una tecnologia adeguata a bottiglie di vetro, niente più impedirà ai nostri amministratori di far seguire le parole e i fatti, dimostrando di meritare la menzione di comune virtuoso per l'impegno profuso nel divulgare tutti i vantaggi del bere acqua di rubinetto. Cordiali saluti e buon lavoro. 22 gennaio 2013. Applauso. Vabbè, una simbolicamente, no? Simbolicamente. Sì, però ognuno di noi lo fa da solo. Anche i bicchieri. Queste sono distribuite, no, i bicchieri sono personalizzati. Ah, sono personalizzati anche i bicchieri. No, sì, c'è il nome sui bicchieri. Allora, Giuseppe Lotto. Presente. Luigi Annibali, anche il segretario comunale. Marco Pierini. Eccolo. Questi li dobbiamo portare a casa, li dobbiamo riportare. No, questo è la Giorgio Lavrina. Luigi Annibali, per lui. Ma ognuno non so se è bello. No. Beh, giustamente. Francesca De Girolamo. Pierluccio Latini. Giovanni Grimaldi, Agostino Agaro, grazie. Posso ringraziare Palermo, accappa la spesa. Grazie. Franca Asciutto, se tu puoi dire. Cervo, lo mettiamo lì, bicchiere. Stefano Fierli? Non ci sta. Fierli sì, ci sta. C'è sta. C'è Don Cinti, buonasera. Ecco, vediamo la scelta all'asta. No, è del presidente. Era uscito. Farnioli, io voglio ringraziare. Grazie caro, piacere, come stai? Tutto bene. Dov'è Farnioli?
L'acqua la devi finire? Che? Sì, sì, no, sto là. Allora un brindisi, no, ci vuole un brindisi, dai, l'acqua la devi finire. Brasil. Grazie della viva la Calabria. Evviva!